E ti rispondo, cioè nel senso, sì, siamo contenti, soddisfatti, è una partita importante per noi, per la classifica, per rimetterci in fiducia dopo il mezzo passo falso di Teramo. E devo dire che i ragazzi hanno risposto presente tutti, determinati, tosti, hanno lavorato sulle cose che avevamo preparato e un giusto premio a loro per la prestazione fatta. Poi è normale quando non riesci a chiudere la partita, vivi un po' sempre con quel sentimento d'ansia nel finale, però devo dire che ci siamo disimpegnati molto bene. Se andiamo a vedere le occasioni in rete, il mister, c'è stata veramente una supremazia della fermata importante anche nel primo tempo, molte le situazioni pericolose, ma quello che è balzato soprattutto agli occhi è che tatticamente la squadra era preparatissima per andare a prendere il loro palleggio basso fin dall'inizio. Ma sì, guarda, cioè, avevamo grande rispetto della Pistoiese, della loro organizzazione, del loro modo di lavorare perché comunque è produttivo ed è ottimo. E noi abbiamo fatto buone cose, abbiamo preso bene le misure, abbiamo fatto situazioni su cui abbiamo lavorato con grande attenzione e i ragazzi si sono espressi a un livello importante. Cioè, giusto premio, ribadisco a loro e a tutto il gruppo. Un successo, mister, che è importante anche per la classifica, perché a Teramo un po' d'amaro in bocca era rimasto. Ora la classifica prende questi 3 punti che sono sicuramente una boccata d'ossigeno, ma da qui bisogna continuare su questa linea e la squadra lo sta facendo bene nelle ultime gare. L'amaro in bocca di Teramo è per il risultato più che per la prestazione e per quegli errori che potevamo evitare, però i ragazzi hanno risposto subito bene, la classifica non è vero che non conta, però bisogna guardarla, ma bisogna guardare quello che fa la squadra in campo, quello come si esprime, quello che, la crescita che sta facendo e quello che riescono a esprimere i ragazzi in campo. Quello è fondamentale, se poi accompagnato ai risultati è ancora meglio, perché ripeto, classifica e risultati sono fondamentali.